quello di ogni fiorentino. Posso dire prima di tutti nel cuore del vescovo. La commissione per concorso, come mi scrisse dedicandomi il libro che ha raccolto le sue memorie, era segno della paternità di Dio. Così gli aveva insegnato Don Facinelli. Non nascondo che oggi faccio fatica a essere fedele alle norme liturgiche che prescrivono che l'omelia nelle esequie debba illustrare il mistero della morte e della risurrezione nella fede della Chiesa e non parlare del defunto, riservando questo alla memoria che se ne può fare al termine della celebrazione eucaristica, durante il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato. Rispetteremo queste norme e più tardi illumineremo la figura di concorso con le parole di chi lo ha conosciuto da vicino. Mi si è addormentato nella pace di Cristo, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo l'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio, che nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. A questo punto la liturgia apre uno spazio al ricordo della persona defunta. Facciamo anche noi la parola ora. Io lo affido al nostro vicario generale e poi e dopo ci sarà un ricordo letto, un ricordo scritto da Don Vincenzo Russo, che è stato particolarmente vicino in questi anni del corso. Nello stendere questo ricordo di Don Corso mi sono lasciato guidare dalla testimonianza di Don Silvano Nisto. Don Corso Guicciardini nasce a Sesto Fiorentino il 12 giugno 1924. Corso, dopo aver concluso gli studi universitari, si laurea infatti in ingegneria nel 1948, intraprende gli studi in teologia e il 28 giugno 1951 nella Chiesa di Firenze viene ordinato presbitero. Quindi Don Corso sacerdote del presbiterio fiorentino per 69 anni. Ci domandiamo come è avvenuta la sua formazione. Don Corso stesso in diverse circostanze ha parlato della sua formazione e dice che la scelta di vita matura nelle conferenze vincenziali intorno a San Procolo, vicino alla Pira, vicino a Don Pensi. Faceva parte della conferenza di San Vincenzo per studenti e gli frequentava il tempo e i primi anni del liceo. Ricorda di quell'esperienza tanti particolari, soprattutto i nomi degli amici del gruppo, e in maniera particolarissima ricorda i nomi delle famiglie che visitava. La famiglia Pinzani, alle case popolari di Via Benedetto Dei, la famiglia Tassi di Via del Leone 14, la famiglia Magherini in Via Comando. È molto bello e importante questo, perché in un corso si dice che incontrava le persone, entrava in relazione con loro, entrava in relazione con ciascuno. Cosa portava? Dei buoni di latte, dei taglianti in cartoncino.
mezzi molto pochi. E dici, Don Corso, quasi a sottolineare con forza, questi tagliati sono quelli che mi hanno portato alla sacerdozia. Il servizio, l'incontro con le persone, l'entrare dentro la realtà di vita dei morti. La vocazione di Don Corso matura in contatto dopo Facimento. Nell'inverno 1943-44 la sua scelta sembra già decisa. Non ha ancora 20 anni quando riesce a fuggire in bicicletta dalla Fusa, dove l'hanno preso i tedeschi per lavorare alla linea Bologna, e va direttamente alla Madonnina del Grano. Don Corso lascia definitivamente la famiglia l'11 febbraio 1945. Ha delle difficoltà di salute che sembrano compromettere tutto, ma la scelta è decisa. Inizia un rapporto epistolare molto frequente e molto profondo con Don Facimento. Nel 1949, quando le condizioni di salute di Monsignor Facimento sembrano precipitare, Don Corso è indicato dal padre come successore. E Don Facimento scrive a Don Corso: la tua vocazione, dal modo con cui si è manifestata, mi sembra chiaramente voluta dal Signore per il sacerdote dell'opera, Madonnina del Grano, per la quale ti indico come mio successore. Sono certo che i sacerdoti dell'opera consentano con me in questa indicazione. Assumi il governo con fermezza, quella fermezza che deriva dall'assoluto abbandono in Dio. Se al momento della mia chiamata al Signore l'opera dovesse trovarsi in piena burrasca e anche intorno a te sorgesse il deserto, rimani saldo nella tua vocazione, al posto al quale io ti ho designato, senza ripiegare davanti alla prova, nella quale anzi dovrai vedere una maggiore conferma delle divine disposizioni a tuo riguardo. Questo è lo scritto di Don Corso, e al suo posto Don Corso è stato fino alla fine della vita con tutto se stesso, con la stessa fedeltà e con lo stesso entusiasmo, con lo stesso dono di se stesso. Infatti ha portato avanti l'opera abbandonata, adattandola ai tempi, dall'istituto per orfani alle case, alla scuola educatore, impegnata a costruire una fraternità con i sacerdoti e i laici dell'opera, con un particolare carisma di comunione. Preoccupato di non perdere nessuno di quelli che il Signore gli aveva affidato, gli ha affidato. Nonostante l'impegno nel portare avanti l'opera Madonnina del Grano, Don Corso è sempre rimasto in relazione profonda al presbiterio e agli impegni pastorali della diocesi. Presente sempre agli incontri promossi per il clero, presente alle celebrazioni diocesane, sempre disponibile per tenere meditazioni in occasione di esercizi spirituali. Nelle diverse parrocchie affidate ai sacerdoti dell'opera, Don Corso è presente, disponibile per aiutare fino a svolgere per 16 anni il servizio di parroco della parrocchia di San Giovanni Evangelista a Imola. Don Corso ha seminato tanto bene. Si è donato anche come parroco in quella situazione, con tutto se stesso. Ha seminato mettendo al primo posto la parola di Dio, accogliendo con cuore aperto i fratelli, servendo i fratelli. Nei 16 anni San Giovanni Evangelista ha vissuto in pienezza
essere pastore. Ricordava molto volentieri quella esperienza. Dal 2006 si rende disponibile per svolgere una presenza di apostolato nel carcere di Sorgiano. Si è posto così ancora accanto ai poveri, si è posto accanto a questi fratelli come testimone di Gesù, come presenza di consolazione. È sempre stato desiderio di un corso e suo proposito poter dire con l'Apostolo Paolo: noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore, siamo vostri servitori a causa di Gesù, anche se abbiamo questo tesoro in vasi di vetro, perché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Caro Don Corso, spesso ripetete: conoscere Gesù Cristo è tutto, il resto è niente. Le nostre preghiere, la nostra gratitudine, il nostro affetto ti accompagnano perché tu possa lasciarti abbracciare da Gesù. Careggi, 4 novembre 2020. Caro Corso, sono qui al tuo capezzale. Ti tengo la mano non per trattenerti, ma per continuare a sentirti vicino. Questi pochi giorni di ospedale, gli ultimi, in mezzo a tanta sofferenza, sono stati pesantissimi, ma anche l'occasione per ripercorrere gli anni, le decine di anni, del cammino fatto insieme. Un privilegio per cui non finirò mai di ringraziarti. In questo cammino ho seguito le orme di un padre che mi precedeva e conduceva, come un apostolo con Gesù, fino a questi ultimi giorni, quelli della croce, della prova più grande. Il Vangelo di Marco dice: mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano su. Mi hai raccolto quando vagavo senza meta, avvolto negli stracci dei miei fallimenti. Mi hai allungato una mano senza sprecare tante parole. Attraverso quella mano ho ricevuto forza, fiducia nella vita e negli altri. Una mano che mi ha salvato dal dubbio e dallo smarrimento. Così come quella di Gesù, che afferrò Pietro nell'acqua, impaurito, mentre stava per affondare, titubante nella fede, invocando: Signore, salvami. E Gesù stese la mano e lo afferrò. Se tu eri l'altro, ogni cosa tornava ad avere un senso. È stata un'esperienza inattesa e meravigliosa viverti accanto, prendermi cura di te mentre mi ricostruivi, mentre curavi le mie ferite. Mi hai rimesso in piedi senza cambiare, perché tu così sai fare, così sei rispettoso, sensibile, attento, dotato della rara capacità di trovare il buono in ognuno, trovarlo e valorizzarlo, stando in disparte, umile e discreto. Proprio lo stile di Dio, di colui che per l'infinito suo amore ci lascia liberi anche di sbagliare, di colui che per entrare nella storia ha avuto bisogno del nostro sì attraverso l'umile donna di Nazareth e che non abita nel clamore del vento né nel terremoto né del fuoco né nella voce di un silenzio leggero. Non ha mai pensato di avere meriti particolari, di essere l'artefice di tutte le intuizioni, le iniziative e le innovazioni che hanno caratterizzato l'opera nei 70 anni della tua gestione.
nemmeno ti piace usare questa parola, ne sono sicuro, perché tu non l'hai semplicemente gestita come un amministratore qualsiasi, hai fatto di più come un padre, ti sei preso cura dell'opera e di tutte le persone che hanno acquistato alle sue porte. Per te ogni passo avanti è stato un dono della provvidenza, di cui ti sei sempre sentito solo un umile strumento. Come Don Giulio è stato per te padre e maestro, così tu sei stato padre e maestro per coloro che hanno conosciuto la tua tenerezza e la tua luce. Hai vissuto e insegnato a vivere quella chiesa riuscita rivolta agli ultimi, chiesa nel servizio, spesa nell'annuncio del Vangelo, sobria, povera, in costante missione, a cui Papa Francesco ha dato luce. Per te tutto questo è stata pratica quotidiana, attraverso la lettura e la meditazione continua delle pagine del Vangelo, della parola di cui ti sei sempre nutrito, con la scelta autentica di stare dalla parte dei poveri. Nato ricco, hai rinunciato in silenzio a ogni ricchezza terrena e messa a disposizione di tutti i grandi tuoi talenti, una mente lucidissima, una memoria di ferro, una sensibilità immensa, un cuore e un'anima così tenere e dolci da apparire quasi come fragilità. Erano e sono invece abbandono e forza, fede tenace nel cammino che attraverso il cammino in sacrificio del figlio conduce l'uomo nelle braccia del padre. Un cammino personalissimo in cui hai coinvolto quanti hai incontrato sulla tua strada, in cui hai coinvolto me. Ho vissuto come un ennesimo dono questi ultimi giorni in ospedale, insieme, vicini anche davanti alla morte, tu sereno e in pace, io meno. Ho preso lezioni di pazienza, sopportazione e accettazione nella fede del Signore risorto. Più volte ho pregato, Signore prendi me, ma sono sicuro che anche tu hai fatto lo stesso e sei stato ascoltato. Il tuo è stato un vero abbandono alla volontà del Padre, cui ti sei rivolto con le stesse parole di Gesù nel Getsemani. Hai rivolto preghiere, suppliche a colui che poteva salvarti da morte. Per il tuo pieno abbandono sei stato esaudito e ora vai incontro alla vita, quella vera. La tua preghiera è stata esaudita perché è disinteressata, non come la mia. Egoisticamente avrei voluto tenerti al mio fianco, perché senza di te temo di tornare a vagare nel vuoto, di perdere il senso del cammino. Prego perché questo non accada. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Caro Corso, sei il ricco che ha attraversato la cruna del lago e sei il padre che ha attraversato la cruna stretta del mio cuore e della mia anima. La ricchezza che hai lasciato e il bene che hai seminato non possono andare perduti. Dentro di me non andranno persi. Accetterò il dolore, la perdita, tenendomi stretto ai tuoi insegnamenti, al tuo equilibrio, al tuo affetto, alla tua fede, ai tuoi pensieri. Se è andata così, così doveva andare. Questo è il tuo pensiero e sarà anche il mio. Per ringraziarti e onorarti i meriti in che mi sarà possibile e anche di più. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Dunque ti lascerò andare,
ti terrò con me, dentro di me. Come lo faremo tutti, come lo faranno tutti coloro che ti hanno conosciuto, che hanno conosciuto l'abbraccio del tuo sguardo e si sono in esso ristorati, sperimentando quanto promesso dal Signore. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Vincenzo Russo, sacerdote. Signore, con la vostra vita, andate in pace. Amen.